governo, ha concluso il suo terzo anno di età e ha ampiamente dimostrato la totale incapacità di dare risposte ai siciliani e l'instabilità dettata dalla maggioranza fantoccio che di volta in volta riescono a raccattare con varie squilibri, varie problematiche che si riversano sui cittadini. A noi questa cosa non sta bene, la continueremo a denunciare e domani in assemblea si discuterà la mozione di sfiducia. Chiaramente i siciliani potranno vedere chi si lamenta unicamente per poter tirare la coperta un po' dal proprio lato e chi veramente è disposto a ritornare alle elezioni per restituire un governo alla nostra regione.